compiuto la sua opera tra di voi, eppur non c'è traccia del 10% di Dio. Il 10% dato dai devoti viene preso e sequestrato dai malvagi. Siete tutti sparpagliati lontano da Dio, non siete ostili a Dio. Potrebbe Dio vedere come positive le vostre azioni malvagie. Dio ha donato tutto a voi, nonostante le sofferenze otterrete tutto ciò che Lui vi porta dal cielo. Eppure gli offrite molto poco, anche se offrite solo un poco. Con Dio in futuro regolerete i conti. Hai dato a Dio solo un granello di sabbia, ma chiedi a Lui un mucchio d'oro. Ammonterà nulla il tuo contributo. Non ti sembra d'essere irragionevole? Il cammino di oggi è accompagnato dai giudizi e maledizioni, ma sappiate che quel che Dio vi darà, che sia giudizio o castigo, è ciò che vi serve ora, è il meglio per voi. Dio potrebbe essere solo per colpirvi, così che l'autorità di Dio venga rivelata. Non sono le vostre vite rette da una sola parola di Dio, perché Dio vi insegna solo con le parole, senza trasformarle in fatti per uccidervi. Sono le parole di Dio solo per colpire l'uomo. Forse Dio uccide gli innocenti a caso. Quanti di voi sono dinanzi a Dio, con tutti voi stessi in cerca del giusto cammino? Solo i vostri corpi sono di fronte a Dio, ma i vostri cuori sono lontani da Lui, perché non sapete cos'è l'opera di Dio. E molti vogliono da Lui allontanarsi sperando nel paradiso senza essere giudicati. Non è questo quel che vorrebbe il cuore dell'uomo. Dio certamente non ti obbliga, il tuo cammino dipende da te. Il cammino di oggi è accompagnato dai giudizi e maledizioni. Castigo è ciò che vi serve.